Buongiorno, bentrovati a questo nuovo appuntamento con la nostra rassegna stampa. Partiamo subito dalla lettura delle prime pagine dei quotidiani regionali, poi andremo a dedicare anche uno spazio ai titoli dei principali giornali italiani. Andiamo sul Centro Edizione di Pescara che apre con la cronaca giudiziaria: uccise Jennifer, 30 anni, in carcere. La Corte d'Appello: nessuno sconto a Davide Troilo per l'omicidio dell'ex fidanzata pescarese. Qui vedete proprio la fotografia dell'ingresso in aula del giovane scortato dalla guardia penitenziaria. Poi nel taglio alto andiamo all'Aquila, clamoroso, il sindaco Biondi si infuria e se ne va, comune nel caos dopo le dimissioni del primo cittadino. Ancora le guardie mediche in stato di agitazione e poi garanzia lavoro, prime 470 assunzioni. Andiamo nello spazio delle cronache, nel viadotto di Colledara, test sulla 24 con il ministro Toninelli, dati in linea dal viadotto di Colle Castino, qualche chilometro prima dell'uscita di Colledara della 24, parte la verifica voluta dal governo sulla rete autostradale nazionale. Poi ancora troviamo il calcio di Serie B alle 21 all'Adriatico, Pillon, Pescara reagisci e batti il Cosenza, chiaramente appuntamento questa sera con Diretta Stadio per seguire insieme la partita del Pescara. Poi continuiamo con la prima pagina del Centro Edizione di Pescara, incendio, scatta l'allarme ambientale, vivai a fuoco, possiamo vedere le immagini, scusate. Proprio dell'incendio che si è sviluppato ieri pomeriggio a Città Sant'Angelo, allarme appunto tra Città Sant'Angelo e Montesilvano, con il sindaco di Città Sant'Angelo che ha invitato tutti a chiudere porte e finestre, a spazzare i davanzali per la nube nera, la vedete che si è elevata in cielo a fuoco plastica e polistirolo nel vivaio che aveva anche il Museo delle Farfalle. Questa densa nube nera si è propagata un po' per tutta l'area metropolitana, sono scattati chiaramente i controlli da parte dell'ARTA e dell'ASL per verificare la presenza di sostanze inquinanti e eventuali pericoli per l'uomo e anche per le coltivazioni agricole. Qui vedete proprio le operazioni di spegnimento dell'incendio da parte dei vigili del fuoco ieri pomeriggio attorno alle ore 16, incendio che è stato prontamente domato dai vigili del fuoco. Possiamo rientrare sui nostri giornali, cambiamo testata restando sempre al quotidiano Il Centro, andiamo a vedere l'edizione di Chieti Lancianovasto, il titolo di apertura: preso boss in fuga da Casalbordino, Mancuso, capoclan dell''Ndrangheta, arrestato a Roma mentre era in una sala bingo. Il taglio alto l'abbiamo già visto in precedenza con in primo piano le dimissioni del sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi. Andiamo adesso a centropagina all'Università di Chieti, universitari contro il decreto governativo, studenti in medicina in protesta con i camici bianchi. Poi ancora Chieti solidale, condanna per gli stipendi, a Vasto accolto l'appello del cantante Jovanotti, adottati 9 cani del canile. Poi ancora, a 90 anni derubato due volte in 48 ore, Chieti a processo per furto, un 52enne ha approfittato dell'età del pensionato. Continuiamo con la edizione teramana del quotidiano Il Centro, caso Gran Sasso, nuova inchiesta, il titolo di apertura, questa volta nel mirino della procura ci sono gli esperimenti dei laboratori di fisica nucleare sotto il Gran Sasso. Poi a centropagina nella fotografia Toninelli a Colledara per i test sicurezza sulla A24, il sopralluogo del ministro lo vedete nella fotografia, e sotto la fotografia maltrattamenti alla madre, viene arrestato un 44enne di Alba Adriatica accusato di avere perseguitato l'ex moglie. Di spalla nelle cronache, Tria inaugura il corso di studi sugli appalti, oggi il problema è che gli appalti si facciano, abbiamo un'enormità di fondi già stanziati, 87 miliardi nelle varie amministrazioni, e quanto detto dal ministro del MEF Giovanni Tria all'Università di Teramo.
Poi ancora andiamo a chirurgia a Teramo, il neoprimario Basta Viaggi della Speranza. Il porto di Giulianova ha sequestrato un quintale di alici in nero, nero tra virgolette. Poi andiamo nell'edizione aquilana, chiaramente qui l'apertura diventa la notizia delle dimissioni del sindaco Biondi, l'ira di Biondi, basta, me ne vado, l'Aquila mossa contro il governo, però sembra la risposta al caos nel centrodestra. L'ultimo consiglio comunale era proprio saltato per mancanza della maggioranza e mancanza del numero legale. Poi nelle cronache, accuse a assoluzione a Carsoli, scusate, cade l'accusa di omicidio per il muratore, è stato assolto perché il fatto non sussiste per l'omicidio di Giuliana Catalin Bucataru. Poi l'indagine Giallo Dorazio spunta la lettera di due fidanzati nell'indagine appunto per la morte di Collinzio Dorazio, scomparso dal suo paese e poi ritrovato senza vite. Ancora Casteldisangro, calcio in lutto, muore a 49 anni un ex portiere. Poi ancora nonni adescati e rapinati alla stazione Avezzano, bloccate 6 prostitute, promettevano sesso per derubare i pensionati. Così abbiamo concluso la nostra ricognizione sul quotidiano Il Centro. Adesso andiamo a vedere insieme il Messaggero inserto Abruzzo. Il titolo di apertura è sulle dimissioni di Biondi. L'Aquila si è dimesso il sindaco. Bilancio bloccato perché non arrivano 10 milioni da Roma e maggioranza divisa. Pierluigi Biondi dice: alcune forze in comune sembrano aver smarrito l'entusiasmo. Vedremo se il primo cittadino deciderà di tornare sui suoi passi e ritirare le dimissioni nei 20 giorni di tempo che la legge consente ai sindaci. Poi restiamo all'Aquila, Lance una ricostruzione ad ostacoli. Il modello L'Aquila è un modello di ricostruzione efficiente con un sistema normativo quasi esemplare. Aspetti positivi come ricostruzione sicura dal punto di vista sismico, rinnovamento energetico, rispetto delle evidenze storico-monumentali, prevenzione di infiltrazioni di organizzazioni criminali e sicurezza nei cantieri con nessun incidente mortale, ma ci sono anche criticità ed emergenze. Questo è il bilancio da parte dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili. Andiamo a centropagina con i topi nella farina, i NAS che chiudono uno stabilimento alimentare. Pescara, l'azienda riforniva i supermercati, un cliente ha trovato una carcassa nel pacco. Poi ancora Teramo, verifiche di stabilità davanti a Toninelli, autostrada, la prova sicurezza è un rebus. Andiamo a vedere di spalla, l'Abruzzo scommette sul turismo tutto l'anno, l'incontro con il neo assessore Mauro Febbo, che ieri ha partecipato assieme al ministro Gianmarco Centinaio e ai colleghi provenienti da tutta Italia ad un appuntamento per fare chiarezza sulle strategie sul turismo. L'assessore regionale Febbo fa il punto appunto con il ministro Centinaio. E poi nel taglio basso ci spostiamo a Chieti, colpito da botulino grave in ospedale, è in via di miglioramento ma ha rischiato davvero grosso fino alla paralisi respiratoria che in questi casi è mortale. L'uomo di 42 anni di Pescara ma di origini pugliesi che da una settimana è ricoverato a Chieti. Le altre notizie dal taglio alto, la paura, minacce al bar con una pistola, uomo se la cava con una denuncia, poi femminicidio, Jennifer uccisa, l'ex condannato a 30 anni anche in appello, e poi il calcio di Serie B, Pescara, c'è il Cosenza, gara decisiva per la Serie A, questa sera alle 21 l'anticipo, mister Pillon alle prese con l'assenza del bomber Mancuso, Braglia superstizioso, stesso percorso dei playoff. Andiamo a vedere anche la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. In apertura più sindaci e meno commissario. Anche D'Alberto a Roma con Lanci per l'attesa scossa alla ricostruzione del centro Italia. A centropagina poi esperimento Colle d'Ara a 24 Toninelli a Teramo per i nuovi controlli sui viadotti autostradali.
Andiamo a vedere le altre notizie. Seminario sugli appalti all'Università di Teramo, il ministro Tria, là dove tutto è cominciato. E poi, sempre nel capoluogo, guerra a Ruzzo, nuovo fronte interno al Partito Democratico. Per quanto riguarda la comunicazione, Filippo Lucci è stato rieletto ai vertici del Corecom nazionale. Poi il caso stipendi, il sindaco stacca l'assegno e poi critica la Team nel taglio basso. Ad Alba Adriatica maltratta la madre, perseguita l'ex moglie, 44enne, finisce i domiciliari, l'antologia delle ricette, gli appunti della cucina teramana e poi nel taglio alto la sentenza del Tribunale federale su Campitelli, prosciolto per aver dato delle bestie ai calciatori. A Roseto degli Abruzzi eliminata la tassa sui passi carrabili, il porto di Giulianova con il sequestro di un quintale di alici da mercato nero. Questa è anche la prima pagina della città, così andiamo invece ad aprire lo spazio dedicato ai titoli nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera. In primo piano c'è la questione Italia-Cina, Via della Seta, lite nel governo. Il caso Sarti finisce in Parlamento, intanto stretta sulle foto OSE in rete sarà reato. Oggi il vertice di maggioranza proprio sulla questione Via della Seta, la Lega, amici di tutti, colonia mai. E per quanto riguarda invece gli F-35, ci sono pressioni dagli Stati Uniti affinché il governo sblocchi i pagamenti per i caccia militari. Questo è un po' il sunto del momento politico da parte del Corriere della Sera. Nel taglio alto, in primo piano, i ragazzi in piazza per salvare il loro pianeta. Gli studenti aderiscono a questa manifestazione a livello globale. Fridays for Future, la più grande iniziativa studentesca globale in difesa, dell'ambiente. L'editoriale questa mattina è firmato da Sabino Cassese, Politica e sfiducia, lasciare le cose a metà è il titolo della riflessione di questa mattina. Poi andiamo su Repubblica, in questa grande vignetta, effetto terra. Oggi il mondo protesta, in Italia 208 cortei, previsti 300.000 in piazza, il ritardo della politica, così è stato dimenticato l'ambiente. Il Vaticano con Papa Francesco vicino ai ragazzi in piazza, il Nobel Valentini, ecco i gesti quotidiani da fare per salvare il clima. L'editoriale è di Ezio Mauro, La memoria banale del fascismo, un editoriale che riguarda la polemica di queste ore sulle parole di Tajani alla Zanzara di Radio 24, in cui in qualche maniera ha rivalutato la posizione di Mussolini a livello delle opere che sono state fatte al di là della questione razziale dell'adesione al nazismo nella Seconda Guerra Mondiale. Poi nel taglio basso, no alla Cina, ultimatum di Salvini e 5 Stelle, alta tensione nel governo, spaccatura anche su F-35 e sulla famiglia alle porte, il congresso di Verona a cui il ministro Fontana avrebbe dato il patrocinio del governo senza però chiedere lumi al presidente del Consiglio, infatti in discussione proprio questo patrocinio. Andiamo avanti sulla stampa. I ragazzi verdi fermano il mondo, il titolo scelto per aprire il giornale. Our future in your hands è la foto, è la scritta sulle mani che vedete nella fotografia. Il nostro futuro è nelle tue mani, lo slogan degli studenti in marcia per il clima a Bruxelles. La svedese Greta Thunberg guida il movimento Fridays for Future nelle città italiane, adesioni in massa. Andiamo a vedere poi il Fatto Quotidiano. Salvini si è svegliato atlantista, no alla Cina e sì a tutti gli F-35. Strategie dopo lo stop dopo il via libera alla Via della Seta, benedetto anche dal Colle. Poi i fantasmi del passato, come vi dicevo in precedenza, Tajani alle prese col Duce in Polonia, caccia all'ebreo. Nel taglio alto il caso Sarti, Giulia non è sola, boom di denunce per i porno ricatti, 940 segnalazioni nel 2018 alla polizia postale.
Sul Sole 24 Ore si parla di appalti, ripartono i pagamenti trainati da regioni e comuni. Nei primi 2 mesi del 2019 più 16% di spesa per il via alla cassa degli enti locali. Nel DL Sblocca Cantieri un primo elenco di opere da commissariare. E poi l'articolo di Giorgio Santilli, Sblocca Cantieri, la priorità della variabile tempo. Andiamo a vedere poi l'intervista al presidente colombiano Ivan Duque. L'intervento armato in Venezuela non può essere la soluzione giusta e la storia dovrebbe insegnare a questo proposito, soprattutto quella storia che ci arriva dall'Oriente e dal Medio Oriente. Poi Fondo Innovazione 500 milioni dalla CDP e altri 500 dallo Stato per il Venture Capital. La questione Italia-Cina, piani per Golden Power e cabina di regia sulle alleanze, boccia, il presidente di Confindustria interviene, tutelare gli interessi nazionali, non bisogna cedere asset strategici. Sul manifesto si torna a parlare della protesta degli studenti. Green Please è il titolo. Sulla fotografia, agire subito, non c'è un pianeta B, è l'appello dello sciopero globale per un clima migliore che oggi milioni di studenti rivolgeranno ai governi delle oltre 1.000 manifestazioni previste in tutto il mondo. Una protesta che pone al centro la difesa del futuro della Terra e delle nuove generazioni messe a rischio da politiche sbagliate e impegni non rispettati. Conte critica le recenti sentenze dei giudici, il femminicidio non si giustifica, nessuna reazione emotiva, nessun sentimento pur intenso può giustificare o attenuare la gravità di un femminicidio, è quanto scritto su Facebook dal Premier Conte. Andiamo su Avvenire, anche qui l'apertura è sulle manifestazioni per il clima. Cambiamo clima, giovani in piazza in 1693 città del mondo per chiedere la svolta ambientale, gruppi e scuole, cattolici in movimento sulla via tracciata dalla Laudato Si. Greta Thunberg, che ha promosso le marce, è stata proposta come premio Nobel per la pace. Sarebbe, credo, la più giovane premio Nobel a soli 16 anni. Poi andiamo a centropagina. Rinvio corto per la Brexit, ma l'Unione Europea teme lo strappo. Passa questa volta la proposta della Premier Theresa May, divorzio entro giugno, ma a quali condizioni? Bisognerà vedere come andranno le trattative con Bruxelles. E poi sul Messaggero. Andiamo a vedere l'apertura a crescita, il decreto del Tesoro, le misure del MEF per le imprese, incentivi per gli investimenti e più garanzie per il credito. Obiettivo evitare la manovra bis, ma il duello sullo sblocca cantieri. Oggi c'è il vertice fra Conte e Tria. E poi retromarcia possibile, solo le elezioni possono salvare la faccia a Londra, scrive Paolo Balduzzi proprio a commento di quanto sta accadendo d'oltremare. Manica, Brexit passa il rinvio a fine giugno al Tolà dell'Unione Europea, proroga solo se per 2 anni. Gli USA offrono a Londra vantaggi commerciali per lasciare l'Europa e qui vedete la foto della maggioranza con al centro Theresa May. Per quanto riguarda i conservatori, insomma, è una situazione davvero intricata quella che riguarda la Brexit. Vedremo quali saranno gli sviluppi. Italia-Cina, nuova lite, Salvini con Trump, Movimento 5 Stelle vuole la crisi, tensione nel governo sulla firma dell'accordo Di Maio, il patto è chiuso, asse tra Colle e Conte. Andiamo sul tempo. Roma, 10 processi per sosta selvaggia. Finisce in procura per la prima volta la doppia fila. È reato se non passa il bus o il tram. Rinviata a giudizio i proprietari delle auto con l'accusa di interruzione di pubblico servizio. Nel taglio alto, pensione di cittadinanza in contanti e con gli emendamenti al decretone, stretta su genitori single, convocazioni via SMS e mail. Sul mattino di Napoli, crescita, il decreto di Tria per evitare la manovra bis, allo studio incentivi per gli investimenti e più garanzie per il credito, ma lo sblocca cantieri resta al palo, tensione su opere e commissari. E poi ancora andiamo a vedere la cassa 5 Stelle va a Di Maio, scoppia la rivolta, i rimborsi degli eletti in un conto privato e gestirlo il vice premier e i capigruppo.
Per quanto riguarda invece l'Europa League, dunque siamo allo sport, Ancelotti, calo eccessivo, Napoli brutto ma nei quarti, pericoli Chelsea e Arsenal, invece l'Inter è stata eliminata dalla competizione europea. Andiamo sulla verità, la battaglia ideologica dei 5 Stelle, Salvini sfida Di Maio, sto con le famiglie, il vice premier leghista annuncia la sua partecipazione al congresso di Verona, come vi dicevo in precedenza, che il grillino bolla come raduno di sfigati di destra, ma che in realtà vuole valorizzare la centralità delle unioni naturali, questa è la posizione della verità. E poi, sull'Unione Europea la Gruber ha torto, ma in sfregio alla Lega i giornali le danno ragione, scrive Belpietro, la fastidiosa maestrina dalla penna rossa. Queste le polemiche anche su Lilli Gruber, a centropagina le COP fanno ricorso al TAR, ridateci i 35 euro a migrante. Sul Secolo d'Italia comanda l'Islam, è il titolo scelto questa mattina dal libro sgradito al Movimento 5 Stelle, al coraggio di Feltri. Nel taglio basso del primo piano, Frontex conferma i dati, sempre meno clandestini, leggi anti-revenge porn in nome di Tiziana Cantone, poi Tajani va sotto processo in dubbio tra il duce e il re. Andiamo adesso sui quotidiani sportivi nazionali, eccoli qui, partiamo dai motori, come vedete nella prima pagina della Gazzetta dello Sport, sogno rosso con questa foto della Ferrari Vettel, siamo più in forma dell'anno scorso, Hamilton dice la mia Mercedes darà battaglia, Hamilton che è chiamato a difendere il titolo, domenica all'alba scatta in Australia il campionato mondiale di Formula 1. E poi c'è l'intervista a Leclerc, cercherò di ribaltare le gerarchie nella scuderia del cavallino rampante, vedremo, non sarà facile. Nel taglio alto Inter notte fonda, Spalletti saluta l'Europa League, ora il derby diventa un incubo, un errore grave di De Vrij, dà il via libera all'Eintracht, partita finita 1-0, Perisic inesistente. E poi a Salisburgo un brutto Napoli, ne prende tre, ma passa ai quarti con il gol di Milik in apertura di partita. Sul Corriere dello Sport, patatrac è il gioco di parole sulla prestazione dell'Inter. Inter disarmante in Euroleague, eliminata dall'Eintracht, partita finita 0-1. Ha pesato il caso di Icardi, esordio per il sedicenne Esposito. Spalletti commenta: con la fretta non si vince. Il Napoli che passa ora rischia di incontrare l'ex allenatore Sarri, dura sconfitta a Salisburgo, il gol di Milik salva gli azzurri, 1-3, il Chelsea però fa paura. È ufficiale intanto la Samp in vendita, stasera torna la A con Cagliari-Fiorentina e la Serie B con Pescara-Cosenza, poi le altre notizie, Seb Lewis sottoprimo con il mondiale di Formula 1 che comincia, lo sci Magico Paris, gara e coppa all'azzurro, il Super G di Andorra, nel taglio alto invece vogliono CR7 fuori, il Mundo Deportivo pubblica l'immagine di Ronaldo che fa il brutto gesto ai tifosi dell'Atletico, la UEFA potrebbe aprire un fascicolo. E poi City e Messi, i pericoli per Allegri, i sorteggi dei quarti questa mattina a Nyon, attorno alle ore 12. Su tutto sport e concludiamo. Giù le mani da Ronaldo, è il titolo con la foto di CR7. Atletico intenzionato a denunciare Cristiano Ronaldo per il gesto dopo la tripletta di martedì. Per ora nessuna richiesta UEFA, ma la squalifica sarebbe assurda. Oggi alle 12, sorteggio dei quarti di Champions, guida ai possibili rivali della Juve. Di spalla Milan, vivremo notti da Juve, Calhanoglu, Inter.
e Champions. Poi domani sera un pubblico da derby, Passione Toro Pienone col Bologna, per lo sci e padrone del Super G, favoloso Paris, vittoria e Coppa. Nel taglio alto invece l'Inter, che disastro, Europa League, il Napoli cade a Salisburgo ma va ai quarti, ritratti di Feltri, Carlo Magno, Ancelotti. A San Siro passa l'Eintracht, Spalletti, altro KO pesante nel derby, si gioca la panchina. Adesso ci fermiamo per il break pubblicitario, prima però andiamo a vedere le previsioni meteo per le prossime ore, poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna stampa. Seconda parte della nostra rassegna stampa, torniamo alle notizie dalla nostra regione con le pagine interne dei quotidiani abruzzesi. Sul centro, nella pagina Abruzzo, si parla di occupazione, garanzia lavoro, prime 470 assunzioni. Il dato diffuso dalla regione non è ancora definitivo perché i bandi non sono chiusi, stanziati 12 milioni di euro. Poi via libera delle CDA all'offerta, Gruppo Igea verso l'acquisizione della Banca del Fucino. Nel taglio basso Lucci rieletto presidente nazionale del Corecom, e poi per il sindacato dei giornalisti c'è la nuova giunta, confermato l'abruzzese Ezio Cerasi. Andiamo sul primo piano ancora con l'autostrada 24 e le prove di carico. Toninelli sul viadotto, test necessari, fidarsi è bene, controllare è meglio, i tecnici dati in linea con quelli attesi, Migliorino, Colledara servirà da modello. Poi ancora la questione della gestione delle tariffe, aggiorneremo la convenzione, il ministro, non aspetterò altri 5 anni per il piano finanziario. Nel taglio basso, pedaggi, il ministro dribbla l'incontro con i sindaci, delusione a Carsoli, non ci fermeremo fino al nuovo contratto con costi adeguati, presenti anche Marsilio e Fabris. A proposito di autostrade, andiamo sul Messaggero, nella pagina Abruzzo, pilastri corrosi, i collaudi di Toninelli, giallo dei risultati, blocchi di cemento su un ponte per verificare la stabilità della 24, i tecnici divisi, nessun problema, no, ci sono delle criticità, queste le due posizioni da parte dei tecnici. Il ministro, l'obiettivo di questa attività è quello di evitare altri disastri come Genova, e poi garantito lo sblocco dei 192 milioni necessari per un ammodernamento completo delle autostrade. Nel taglio basso, i sindaci riuniti in assemblea, non aumentate le tariffe, presenta a Carsoli anche l'AD di Strada dei Parchi Mauro Fabris e il governatore della regione Marco Marsilio, mentre qui vedete proprio le foto delle prove di carico fatte ieri sul viadotto a Colledara. Andiamo a vedere anche la pagina Abruzzo sulla città, qui invece si parla delle dimissioni del sindaco dell'Aquila Biondi. Biondi si dimette da sindaco come segno di protesta per i 10 milioni non erogati dallo Stato e per la crisi in seno al centrodestra. Tutti i consiglieri della coalizione hanno disertato la seduta del consiglio comunale in aperta polemica con il primo cittadino che il giorno prima aveva nominato nel ruolo di vice sindaco il consigliere comunale dell'UDC Raffaele Daniele. Di spalla l'omicidio di Jennifer Sterlecchini, confermata la condanna a 30 anni per l'ex fidanzato Davide Troilo, questa è la decisione dell'appello, e poi nel taglio basso la Giunta per le elezioni approva le surroghe, i sostituti dei consiglieri nominati assessore al lavoro dal prossimo consiglio. Andiamo a vedere chi sono. In sostituzione dell'assessore Emanuele Imprudente ci sarà Fabrizio Montepara. Antonietta Laporta in sostituzione di Emanuele Imprudente, Fabrizio Montepara in sostituzione di Nicola Campitelli, Luca De Renzis in sostituzione di Nicoletta Verì, Mario Quaglieri in sostituzione di Guido Liris, Daniele Damario in sostituzione di Mauro Febbo. Queste le surroghe corrette. Poi torniamo sul quotidiano Il Centro, andiamo avanti con la pagina Abruzzo, ASL, l'avvertenza, le ex guardie mediche in stato di agitazione, la protesta all'Aquila dopo la sospensione delle indennità di ambulatorio. Albano dice una situazione che sta creando danni anche ai pazienti.
In regione poi c'è il caso Azione Politica che deferisce il ribelle. Sant'Angelo, l'organismo di garanzia di Azione Politica composto da Fiorilli, Pannunzi e Di Stefano sta valutando il deferimento del consigliere regionale che non si sarebbe attenuto alla linea politica del movimento che è stato fondato da Gianluca Zelli. Poi turismo, Febo punta al doppio delle presenze, l'assessore ieri ha presieduto a Roma la conferenza delle regioni con il ministro Centinaio. Andiamo avanti, ambiente, società e magistratura si confrontano. Tavola rotonda oggi a Roccaraso nella sede del Comune. A concludere l'incontro sarà il ministro Costa. Siamo così arrivati alle pagine di Pescara sul centro. L'omicidio della ex fidanzata, confermati 30 anni al killer di Jennifer. Nessuno sconto a Davide Troilo. I giudici della Corte d'Appello dell'Aquila riconoscono l'aggravante per futili motivi. L'avvocato De Marco commenta: hanno giudicato su sensazioni. La causa si farà in Cassazione. Poi un traguardo per tutti, giudici esemplari, il fratello della giovane uccisa, mia sorella ora diventa un simbolo, spero serva per altre ragazze. Proseguiamo sulle pagine di Pescara, paura in via Rigopiano, negoziante mette in fuga il rapinatore, il direttore del Conad lo ha affrontato con una spranga di legno, il giovane scappa, assalta l'Eurospin di Montesilvano e viene catturato. Poi ancora minaccia l'amica con la pistola dentro al bar, nel locale sono arrivati subito i carabinieri che hanno bloccato l'uomo e recuperato l'arma a gas. Nel taglio basso, estorsione ad Alfonso, perizia sull'imputato, il GUP nomina uno psichiatra per valutare se Cantagallo era capace di intendere quando chiese i soldi. Proseguiamo, i cantieri in città con i nuovi lavori, chiude via Caduta del Forte, bus e auto vietati per 10 giorni, va rifatto l'asfalto e consolidato il fondo stradale per garantire la sicurezza dei mezzi pubblici. L'assessore Natarelli, se le condizioni meteo lo consentiranno, cerchiamo di chiudere anche prima e qui trovate poi tutte le deviazioni per quanto riguarda gli autobus. Piazza Caduti del Mare, 6 mesi per cambiare, Borgo Marino Sud, riqualificazione dal 25 di marzo. E poi ancora bus sulla strada Parco, Tua rivela tutti i dettagli. L'azienda precisa che i 70 mezzi a metano serviranno tutto il bacino pescarese. Di questi serviranno il corridoio verde, due pullman da 18 metri e 20 da 12 metri. Proseguiamo sempre con il quotidiano Il Centro, ristrutturazione infinita, nuovo pronto soccorso si ricomincia dopo 10 mesi, Comune e ASL sbloccano l'iter per la rimessa a norma dell'impianto elettrico, dopo tanti stop ai lavori, stavolta l'inaugurazione è prevista ai primi del 2020. Andiamo ancora avanti, escrementi di resti di topi nei pacchi della farina, la segnalazione di un consumatore di fuori regione ha fatto scattare l'allarme, blitz dei NAS nel pescarese, azienda chiusa, sequestrati 110.000 kg di prodotto. Poi ancora, ieri sera all'ospedale, notte da incubo al pronto soccorso, in coda 50 persone. E poi studenti pescaresi, flash mob per il clima oggi in Piazza Italia, proprio per la giornata mondiale in cui gli studenti protestano per un ambiente più pulito e un'aria più respirabile. Siamo nelle pagine di Montesilvano, torturata per farmi fare la prostituta dalla Pineta al Quirinale, il racconto di Stefania al presidente Mattarella nel giorno della festa della donna, uomini smettete di comprare sesso. Poi salvata dal comandante dei carabinieri, era il 2012 quando l'allora capitano Marinelli incontrò la ragazza convinta anche dalle altre prostitute. L'allarme ambientale a Città Sant'Angelo, incendio distrugge il vivaio, i sindaci, finestre chiuse, bruciano polistirolo e plastiche, nella struttura c'era il museo delle farfalle. Possiamo rivedere le immagini insieme, grazie alla regia di Claudio Di Giacomo, analisi dell'ARTA su aria e acqua tra tecnici e direttore generale, si valuteranno i rischi per l'ambiente. Qui vedete proprio le operazioni di ieri pomeriggio per lo spegnimento degli
dell'incendio, i precedenti dal mobilificio Faber al centro rifiuti. Non è la prima volta che a Città Sant'Angelo ci sono problematiche di incendi che mettono a repentaglio anche la salute dei cittadini e l'ambiente. Possiamo rientrare in studio e proseguire con il quotidiano Il Centro, nelle altre pagine che chiudono l'area metropolitana. Largo Vergani chiuso, l'opposizione prepara un'interrogazione a Francavilla per le problematiche dopo la riqualificazione di Piazza Sant'Alfonso. E poi ancora nella Val Pescara, via libera al centro di riabilitazione, il Consiglio approva la variante al PRG che sblocca il progetto della Fondazione Paolo VI a Penne. Ancora nel taglio basso, Torre dei Passeri, pronta la nuova piazza 6 aprile 2009, le iniziative per il decennale dal terremoto. Andiamo sul Messaggero, così andiamo a vedere le pagine di Pescara. Jennifer, condannato Troilo e confermati i 30 anni di carcere. La sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila ha ribadito la condanna per l'ex compagno della giovane Esther Lecchini. L'imputato è rimasto in silenzio, la madre e il fratello della vittima si sono abbracciati alla lettura del verdetto. Sit-in degli amici della ragazza per chiedere giustizia e dire no al rito abbreviato per gli omicidi. Poi minaccia di ucciderla con la pistola, abbiamo già visto, lei cubana ha chiamato i carabinieri che hanno bloccato il 47enne pescarese in un bar vicino all'università. L'arma per fortuna era una imitazione. Nella pagina successiva, via caduta del forte da riasfaltare, viabilità stravolta, strada chiusa, bus dirottati, divieti di sosta anche su via Chieti, Natarelli, 10 giorni di passione, ma speriamo di fare prima, i lavori iniziano lunedì prossimo. Pagina successiva, il vivaio distrutto dalle fiamme, devastato il capannone di Iomarini a Città Sant'Angelo, fino a 2 anni fa oasi delle farfalle della Butterfly Farm, ipotesi cortocircuito, ma i vigili del fuoco e i carabinieri indagano sulle cause. Florindi invita a tenere chiuse le finestre, con la densa nube nera, l'abbiamo vista, che si è elevata nella zona. Poi farina con escrementi e zampe di topo, chiusa l'azienda e denunciato il titolare. Il NAS ha riscontrato una pessima igiene nello stabilimento, distrutti gli alimenti, richiamati i prodotti già in commercio. Siamo così arrivati alle pagine di Chieti, sempre sul Messaggero. Palazzo De Maio, 2 giugno il via, concerti e una mostra per l'evento. La Sinfonica del Teatro San Carlo si esibirà al Marrucino per celebrare la fusione. Ieri il sopralluogo della Presidente Pagliotto, di primo l'operazione guarda al futuro. L'omaggio alla città della Fondazione Banco Napoli, messa di forte in cattedrale. E poi Boturini, 42enne ricoverato in rianimazione, forse un cibo mal conservato all'origine del caso trattato al policlinico. Ancora l'avvertenza del consorzio Formula Ambiente, arrivano gli stipendi di febbraio. Pagina successiva, il Ministero, la pista ciclabile va chiusa a Lanciano, troppe criticità evidenziate negli esposti ma anche nei rapporti dei vigili urbani e della Polizia Stradale. Il procuratore capo di Serio ha aperto un'inchiesta a carico di ignoti, l'ipotesi di reato è quello di abuso edilizio. Vediamo insieme il servizio che arriva da Lanciano. Va in scena il Teatro dell'Assurdo a Lanciano. Nell'arco della stessa giornata, in mattinata, l'ASCOM diffonde la nota intitolata Lanciano, il Ministero dei Trasporti al Comune, chiudere in autotutela la pista ciclabile di Via del Mare. Al pomeriggio l'amministrazione comunale risponde. Il Ministero non ha intimato né ordinato la chiusura della pista ciclabile perché non ne ha competenza. Per il vice sindaco Giacinto Verna, assessore ai lavori pubblici e strenuo difensore dell'opera assieme alla maggioranza, le note di ASCOM inviate al Ministero dei Trasporti sono solo un attacco politico consumato in campagna elettorale per le recenti regionali, in cui lo stesso vice sindaco era candidato a sostegno di Giovanni Legnini. Dal 21 gennaio al 5 febbraio, 4 esposti dell'associazione e attacchi continui di una parte della minoranza consigliare. Un clima avvelenato che sembra più un attacco alla persona. Le note da parte di ASCOM, facciamo un nome e un cognome, sono venute fuori nel numero di 5 in piena campagna elettorale.
mi sembra che sia un pochettino strumentale e non credo di azzardare nel dire che forse siano anche state capziose queste note rispetto al Ministero, il quale, ribadisco, ha più volte sottolineato che non è competente a decidere su come intervenire su questa ciclabile. Ci ha invitati comunque a operare le attività di miglioramento funzionale, ma noi già li stiamo svolgendo da ormai dal 21 di febbraio, quindi non temiamo nessun'altra situazione in negativo. L'ASCOM ci aveva fatto ricorso anche rispetto alla ZTL, poi tutti quanti sappiamo come è andata a finire. Io sono fiducioso del fatto che i nostri tecnici comunali tutti stanno operando bene e stanno operando nell'interesse della nostra città e dei nostri concittadini. Andiamo avanti, pagine di Chieti sul Centro, le sentenze dipendenti fanno causa con danne da 100.000 euro per la società comunale, i lavoratori di Chieti Solidale denunciano, mansioni superiori mai riconosciute, sotto accusa anche le buste paga sbagliate, non retribuite le ore extra. Andiamo all'università di Chieti, universitari contro il decreto Fedeli, Ateneo studenti in protesta con i chiamici bianchi addosso, e possiamo andare a vedere anche questo servizio. Quando esco dall'uni, metto sulla corona, senza abilitazione, che brutto è. Il corteo del finto funerale all'esame di laurea abilitante in medicina e chirurgia ha attraversato il campus di Chieti dell'Università d'Annunzio. Dietro la bara alcuni degli studenti in medicina di Azione Universitaria che chiedono al governo la revisione del decreto ministeriale 58 varato dall'ex ministro dell'istruzione Fedeli, che introdusse modifiche all'abilitazione alla professione medica. Il decreto 9 maggio 2018 prevede tutto fuorché una laurea veramente abilitante. Attendevamo con ansia che si potesse lavorare seriamente ad un percorso formativo in medicina e chirurgia che coincidesse con il percorso abilitativo, così non è stato. Quindi oggi il motivo della manifestazione, sia a livello locale, ma è una manifestazione che si sta svolgendo anche a livello nazionale, è chiedere a gran voce che la laurea in medicina diventi veramente abilitante e quindi che noi possiamo esercitare la professione di medico chirurgo all'atto del conseguimento della laurea. Sostanzialmente cambierà la modalità di abilitazione non solo nelle domande, ma cambierà la modalità anche per arrivare a queste domande. Prima il vecchio decreto prevedeva il fatto che dopo la laurea ci fossero 3 mesi di tirocinio e poi conseguire l'abilitazione, ora invece questi mesi sono spostati, questi 3 mesi, all'interno del corso di laurea. Però sostanzialmente c'è stata grossa confusione nel decreto uscito nel maggio 2018 e c'è un silenzio assordante dagli attuali vertici istituzionali che non ci dicono come dobbiamo abilitarci. Tra l'altro in un periodo in cui i medici mancano. Ecco, c'è una carenza enorme di specialisti e il grande problema del percorso formativo di uno studente, un laureato in medicina e chirurgia, è anche il percorso post lauream. Si grida apriamo, rendiamo medicina numero aperto, ma non ci si rende conto che il problema non è a valle ma è a monte. Dopo la laurea c'è un concorso d'ammissione per la scuola di specializzazione. Le borse di studio per le medesime sono non congrue rispetto alle esigenze, la carenza che c'è e il numero dei concorrenti, do dei numeri, nel concorso d'ammissione alle scuole di specializzazione del 2018 16.000 erano i concorrenti, nemmeno 7.000 le borse di studio. Andiamo avanti nelle pagine della provincia teatina, l'operazione preso con i documenti falsi, arrestato il boss in fuga da Casalbordino, si pente il figlio in manette per un traffico di droghe, Mancuso scappa per paura di ritorsioni, trovato in una sala bingo di Roma. Poi ancora 90 anni derubato 2 volte in 48 ore, a processo per furto un 52enne. E poi l'appello di Giovanotti è stato accolto, cani adottati, 8 cagnolini e una cagnetta sono già liberi, arrivano da Arezzo e le famiglie pronte ad accoglierli, notizia che arriva da Vasto. Restiamo sul centro, andiamo nelle pagine di Teramo, allarme sul sistema Gran Sasso, acqua a rischio, c'è la seconda inchiesta, ulteriori accertamenti interessano gli esperimenti svolti nei laboratori e in particolare il loro impatto ambientale. Il procuratore dice aspettiamo che si passi dalle parole ai fatti per la messa in sicurezza. Possiamo andare a vedere il servizio.
Il procuratore della Repubblica di Teramo, Antonio Guerriero, sollecita gli enti competenti, in primis la Regione Abruzzo, sulla messa in sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso. Un appello che arriva subito dopo la richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura teramana, per pericolo di inquinamento dell'acqua, di 10 nomi tra i vertici dei laboratori nazionali di fisica nucleare, di Strada dei Parchi e di Ruzzoreti. La Procura della Repubblica ha il dovere di informare i cittadini sul pericolo che corre l'acqua del Gran Sasso. Avevamo il dovere, dopo decine di richieste di cittadini, dopo interpellanze parlamentari, di informare che è stato esercitato l'azione penale nei confronti di 10 soggetti su cui si valuterà. Ma nel frattempo credo che attendiamo di conoscere cosa faranno le autorità amministrative dopo che è stato predisposto un progetto che è stato depositato alla Procura. Vogliamo sapere, nell'autonoma loro determinazione, cosa intenderanno fare per far cessare il pericolo di inquinamento. Ci sono dei termini? Non abbiamo dato nessun termine, i termini sono dati dalla legge, noi non assegniamo dei termini. Credo che loro devono rispondere non alla Procura, devono rispondere alla popolazione abruzzese. Il procuratore Guerriero ricorda che la Regione Abruzzo ha depositato una corposa delibera dove sono indicate le linee degli interventi da effettuare per eliminare il rischio ambientale legato alla vicinanza delle falde acquifere ai laboratori e all'autostrada 24. La Procura invita dunque gli enti preposti a fare presto. Ancora avanti nella pagina della provincia, un quintale di alici nero sequestrato dalla Guardia Costiera a Giulianova, controlli all'arrivo di 5 pescherecci nel porto. Ad Alba Adriatica maltratta la mamma e perseguita la ex e viene arrestato. Pagina successiva, alle elezioni comunali a Pineto, la Lega candida di Pietrantonio a sindaco, ci sarebbe già la convergenza con Forza Italia, quasi certo anche l'appoggio di Fratelli d'Italia. Poi ad Atri, commissariato, Ferretti trova nuovi alleati, il direttore sanitario dell'ospedale e il dirigente dell'istituto comprensivo contro il trasferimento. Sul Messaggero l'apertura è dedicata alla visita a Teramo del ministro Tria. Tria rilancia la centrale unica, ma gli ingegneri sono contrari. Il responsabile del MEF all'università, le richieste di Confindustria ed ASL, ricostruire le capacità tecniche e l'accentramento non ha funzionato. Il ministro correttore Mastrocorro ha ricordato il suo periodo di docenza all'Università di Teramo ed è stato invitato ad inaugurare un corso sugli appalti. Vediamo insieme il servizio. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria torna dopo 40 anni all'Università di Teramo, dove è stato docente a fine anni 70. Ospite d'onore di un evento importante, la firma della convenzione tra l'Ateneo e l'Ordine degli Ingegneri di Teramo sull'istituzione di un corso di diritto degli appalti che avrà lo scopo di formare questi professionisti alle prese con la burocrazia della ricostruzione. La sua presenza a Teramo la trovo molto significativa, quindi anche come vicinanza a questo territorio e vicinanza anche alle attività formative e di ricerca dell'Università di Teramo. In particolar modo questa esperienza mista, formativa del corso di diritto degli appalti, che vede insieme un ordine professionale, gli ingegneri e i nostri studenti, e chissà a che cosa porterà. Presenti alla cerimonia in Ateneo le autorità civili, politiche, militari e religiose della provincia di Teramo e tanti ingegneri. Tra le richieste rivolte al ministro Tria c'è stata quella di istituire una legge quadro sulla ricostruzione post-sisma, mentre il presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Teramo ha espresso grande preoccupazione sulla cronica mancanza di fondi per le manutenzioni delle infrastrutture. Il nostro territorio ha bisogno di manutenzione. Cosa chiedete al ministro Tria? La manutenzione è un'operazione rutinaria, quindi non ha bisogno di fondi straordinari una tantum, ma ha bisogno di fondi strutturali, cioè fondi che entrano ogni anno, fondi a cui ogni singola amministrazione, sia esso comune, sia esso provincia, può fare affidamento ogni anno per programmare e per mettere a rotazione tutti i lavori di manutenzione di cui ha bisogno il territorio, sia le strade, sia le scuole e sia anche il reticolo idrografico. Il ministro Giovanni Tria ha tenuto alla platea intervenuta in Aula Magna un discorso introduttivo sulle vecchie e nuove regole degli appalti pubblici. Non ha invece rivolto né sguardo né parola alla stampa presente. Andiamo avanti, sempre da Teramo, la città, i sindaci, meno commissario e più comuni nella sede ANCI di Roma ha formalizzato l'elenco delle richieste al governo per velocizzare le pratiche sulla ricostruzione.
Viadotti sicuri, l'esperimento a Colle d'Ara con il ministro Toninelli, abbiamo già visto in precedenza, e poi Tria all'università, là dove tutto è cominciato, abbiamo già visto il servizio. Poi la guerra al Ruzzo apre un altro fronte nel Partito Democratico, i ginobliani chiedono conto al gruppo consigliere Teramano del fuoco amico sulla Cognetti, queste le problematiche per il Ruzzo. Poi l'assessore Verì inizia il tour alla ASL di Teramo, primo contatto tra la neodelegata regionale alla sanità in quota Lega e i vertici della direzione sanitaria. Poi riaperta la palestra del polo liceale Milli, la provincia ha riconsegnato la struttura alla preside Nardini dopo 2 anni e mezzo dal terremoto. E ancora il comune stacca l'assegno e poi critica la Team. Effettuato solo ieri mattina il versamento che fuga i timori per il pagamento degli stipendi della partecipata. Rapporti logori, D'Alberto torna a ventilare una richiesta di dimissioni a Bozzelli, ma il presidente non ci pensa nemmeno. Prima di passare allo sport sulla città, torniamo sul quotidiano Il Centro e andiamo nelle pagine dell'Aquila. Comune nel caos con il sindaco Biondi che lascia, mi dimetto ma posso ripensarci. Ufficialmente la scelta è contro il governo per i 10 milioni non trasferiti, ma è la risposta all'ammutinamento da parte del centrodestra. Pagina successiva, il giallo nel Fucino, la morte di Dorazio, 2 fidanzati, c'era un'auto al fiume, i carabinieri li cercano dopo la confessione anonima, sequestrato il telefonino a un amico degli indagati, sarà analizzato e qui vedete lo stralcio della lettera. Accusato di omicidio, muratore assolto, badante morta a Carsoli, per i giudici il fatto non sussiste, l'uomo torna libero dopo 13 mesi in carcere. Andiamo a vedere adesso il Messaggero, pagine dell'Aquila, Biondi si dimette da sindaco, non c'è più l'entusiasmo, bilancio bloccato perché i soldi non arrivano e divisioni nella maggioranza, i motivi del gesto. Alcune forze politiche chiamate a governare sembrano aver esaurito la spinta propulsiva. Il primo cittadino ha ora un periodo di 20 giorni per ripensarci oppure confermare l'addio al municipio. Poi Lance, ricostruzione ad ostacoli, questo per quanto riguarda il post-sisma e la valutazione da parte dei costruttori. E nella pagina successiva, giovanissime adescavano i nonnetti, blitz della polizia ferroviaria ad Avezzano. In 7 sono state rispedite a Roma, 2 erano già note, la curiosa coda degli anziani che aspettavano gli arrivi in zona. Siamo così arrivati allo sport, che iniziamo parlando di Pescara e della sfida di questa sera, l'anticipo di Serie B. In campo alle ore 21, Pillon, Pescara, voglio vedere gli occhi della Juve, l'allenatore e i suoi in campo con rabbia e furore per battere il Cosenza. Rientra Marras, spazio a Perrotta e Antonucci. Prima di ascoltare Pillon, gli avversari, Dorazio torna da rivale, Braglia cambia il Cosenza, il terzino di Bucchianico per la prima volta sfida la società in cui è cresciuto, il tecnico dei calabresi passa al 3-4-3, l'ex maniero parte dalla panchina, ma andiamo ad ascoltare il tecnico del Pescara, Pillon. Troviamo una squadra che secondo me è stata rinforzata molto bene dal mercato di gennaio, ha acquistato dei giocatori secondo me molto importanti come Bitante, Litteri, Embalo. Giocatori che secondo me in Serie B sono una garanzia, perciò so cosa mi aspetta, una partita molto difficile, però siamo pronti, abbiamo lavorato bene in settimana, abbiamo recuperato le energie mentali e nervose dopo una brutta partita che abbiamo fatto a Cittadella, perciò abbiamo questo spirito di rivalsa che spero domani di mettere in pratica. La prima senza Mancuso, io ho molta fiducia sempre, come ho sempre fatto, come ho sempre detto, dei giocatori che metto in campo e di chi ho a disposizione in questo momento qua, perciò la fiducia è immutata, noi facciamo la nostra partita come abbiamo sempre fatto. Ci sono dei ballottaggi, come è giusto che sia, che sceglierò,
Ma al di là del modulo, delle scelte, bisogna avere gli occhi che avevano qui della Juve, c'erano degli occhi che ti mangiavano, quello bisogna avere, quell'atteggiamento aggressivo, altro che quel 4-3-3, ma la caparbietà, quello spirito, quell'ardore che hai dentro di te, quell'agonismo che devi tirare fuori, poi il resto... L'hanno avuto più di noi, hanno avuto più carattere, più determinati, più foga agonistica, quella dobbiamo avere noi, perché sennò non si va in nessun posto, specialmente nel campionato di Serie B. No, io continuo a ripetere di continuare per la nostra strada, cioè di non guardare oltre, perché ogni volta che pensiamo qualcosa ci prendiamo quelle bastonate, che è meglio che pensiamo a quello che dobbiamo fare sul campo, pensiamo alla partita che dobbiamo fare, cerchiamo di fare il massimo su quella partita e poi si vedrà, perché se stiamo lì a pensare al dopo non vorrei che succedesse come a Cittadella. Mister Di Braglia, che pensa? Beh, i risultati parlano per lui, ha vinto l'anno scorso un grande campionato a Cosenza dopo una grande rimonta, quest'anno sta facendo un ottimo lavoro, secondo me la squadra ha una sua fisionomia, gioca bene a calcio. Perciò che si può dire? Che anche lui, nonostante l'età avanzata, che ci pensano che siamo vecchi, magari qualcosa di buono riusciamo ancora a fare. Andiamo avanti, Abruzzo Sport del Messaggero, ripartiamo dal Pescara chiaramente, Pescara incrocio decisivo per la A, questa sera alle 21 all'Adriatico arriva il Cosenza di Braglia, Pillon predica calma, l'avete ascoltato, sarà una sfida fondamentale per misurare le ambizioni del Delfino. E poi Braglia urla ai suoi, vi voglio con la ferocia, e chiaramente sarà una partita delicata quella di questa sera all'Adriatico Cornacchia. Vi ricordo l'appuntamento con Diretta Stadio con Andrea Costantini e i suoi ospiti qui in studio, e dall'Adriatico Paolo Renzetti per il commento della partita e le interviste dopo gara. Andiamo nel taglio basso sempre della pagina del Messaggero, l'Acque Sapone non vuole fermarsi ad Eboli, alle 20:30 si va in campo, il mister Perez potrebbe risparmiare Mammarella. Pagina successiva con il Teramo. Teramo e Campitelli assolti dopo lo sfogo. Il Tribunale federale aveva chiesto l'inibizione dopo le pesanti dichiarazioni post gara con il Renate. Il DS Federico e mister Maurizi in aiuto, non ci siamo sentiti diffamati. La Serie D, il Pineto recupera Madio e Cercelluti, due giocatori sono a disposizione del mister Amaulo. Notaresco teme solo la ruggine post sosta, Cudini, lo scontro vale i playoff, Fabriani prova col Napoli, questo per quanto riguarda il derby di giornata. Le altre notizie, le migliori racchette, risultati dei giovani per il tennis, Roseto, Pieric in dubbio, D'Arcangeli non vuole rischiare. Torniamo sul quotidiano Il Centro. Andiamo a completare le notizie di sport. Virtus Verona in arrivo per il Teramo, operazione bunker, il Teramo ora deve blindare la difesa. Domenica sfida tra due delle peggiori retroguardie del girone, insulti ai giocatori, prosciolto Campitelli, lutto per Capaldi. Andiamo a vedere anche la città con il titolo sul Teramo, frasi post Renate, Campitelli prosciolto, sentenza del Tribunale federale nazionale dopo la conferenza in cui il patron definì bestie i suoi giocatori. E poi ancora Armeno a forte rischio, l'esterno mancino stamattina si sottoporrà ad un'ecografia per valutare le condizioni fisiche dopo la contusione rimediata in allenamento, solo dopo si saprà se sarà utilizzabile domenica. Nel taglio basso di questa pagina, Valle Castellana ha ospitato il 42esimo premio, Gran Premio Giovanissimi. Torniamo sul Centro, così completiamo le notizie anche sul Centro per quanto riguarda lo sport. La Vastese cambia volto, Papagni vara il 3-5-2. Scusate, biancorossi a Campobasso col nuovo modulo, Notaresco difese da reinventare contro il Pineto. In eccellenza oggi la decisione, San Buceto Chieti, si rischia di giocare sul neutro di Silvi, in mattinata il responso della commissione pubblico spettacolo sull'agibilità dello stadio di San Giovanni. Pagina successiva, il basket di A2, Pieric mostra i muscoli, Roseto siamo da playoff, Sharks impegnati domani a Ravenna contro l'ex Smith, il capitano attestato
alta per divertirci, sarà bello giocarci la promozione. L'Acqua e Sapone questa sera in campo ad Eboli, domani il Civitella. Altre notizie: il nuoto, prima prova interregionale a Silvia, ecco i vincitori delle gare di sincronizzato che si sono svolte all'Universo Sports Club. Questo è tutto per quanto riguarda la nostra rassegna stampa. Io vi ringrazio per averci seguito anche questa mattina. L'appuntamento con Mattino 6 è per domani alle ore 8. Oggi la nostra informazione come sempre alle 14, alle 19 e alle 23 con il TG6 e poi l'appuntamento con Diretta Stadio questa sera per seguire la partita fra Pescara e Cosenza. Grazie ancora e buona giornata.